Ciao a tutti, siamo i ragazzi di Tiro il Fico Around Sicily. E insieme a lui andremo alla scoperta di tutti i 390 comuni della Sicilia per ideare la guida per il viaggio fai da te. Ma non è questo. Infatti adesso vi mostreremo come abbiamo restaurato gli interni del nostro camper con soli 500 euro. Andiamo a lavorare. Io devo sbrigare una faccenda, è importantissimo. Sì, ma torna subito però. Sì, tranquillo. Ma torniamo al camper. Prima era così. Poi ci ha messo le mani lei. Dopo aver imballato un po' tutto, ho smontato il frigo così da poter creare un frigo lavagna. Passiamo alle pareti. Abbiamo utilizzato un fissativo acrilico e nel frattempo un ideone. Per rendere più accogliente anche il bagno, abbiamo rimosso la plastica superiore per sostituirla con un piano in legno. E dopo il fissativo, in questo caso per le pareti, abbiamo optato per uno smalto d'acqua. Con il mio sapente aiuto siamo passati al mobilio. Per dare più luce ed ingrandire gli spazi, Barbara ha deciso di imbiancare tutto utilizzando uno smalto apposito a base di resine, resistente a calore, muffe e macchie, ed è applicabile dopo una leggera carteggiata. Potevano rivoluzionare anche la tappezzeria? Eh no. Metodo studiato e si inizia a sparare. Ai! Potevamo lasciare le vecchie maniglie? No! Inizia con il montamento del cipetto. Sbrigati! Ovvero? Andino, vai, lavora! Rivoluzioniamo il piano cottura mettendo questa carta, sì, perché è bruttina. Per facilitarci il lavoro abbiamo smontato il lavandino. Sì, sì. Sembra bello, sembra pulito, angoli puliti. E siamo. Disegniamo gli angoli quelli critici, così tagliamo il tappeto. Ah, ok. I mobili del camper ovviamente non sono dritti, quindi qualche parte stiamo dovendo aggiungere qualche pezzettino, però stiamo proseguendo bene, dobbiamo dire. Lo stiamo mettendo accanto proprio al mobile senza lasciare la fuga, perché d'estate già è espanso, al massimo d'inverno si ritira un po', e se lasciavamo lo spazio adesso d'inverno si ritirava ancora di più.
mentre eravamo all'opera abbiamo creato una base compensata per il bagno, per ricoprirla col parquet. Dopo averlo applicato, abbiamo sigillato tutte le fughe con del silicone. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, e quindi adesso vi facciamo vedere il risultato finale. Prego. Abbiamo finito. Mi è piaciuto il risultato? Non sappiamo dove di mamma è. E Dino? Mettimi la voce. Dino, ma dove sei finito? Venite subito in via Roma 355. Almeno sapere perché. Sbrigatevi! Stiamo venendo. Vabbè, arriviamo. Ma che fine hai fatto? Vi ho salvato la vita. Quelle gomme avevano 12 anni. Glielo dica lei, signor Patano. Ha ragione Dino. Il consiglio che posso darvi è sostituire il pneumatico ogni 4-5 anni circa. Visto che il veicolo sta a lunghi periodi fermo, la gomma si invecchia, si cristallizza, la mescola perde l'aderenza e tende a deformarsi, quindi diventa molto pericoloso. Finalmente siamo pronti a partire. Se vi va, continuate a seguire il nostro tour in tutti i 390 comuni della Sicilia, seguendoci sui nostri canali social. Sono qui. Ciao!